Ora vi farò vedere qualcosa che, ragazzi, giuro, non potete nemmeno immaginare, ok? Stavo cercando materiale interessante per poter realizzare una vignetta video su Saviano versus Salvini e tra un video e l'altro su YouTube, fra i consigliati, mi sono trovato questo video, intitolato I cacciatori di migranti tra Serbia e Ungheria. Capiamoci, ha attirato la mia attenzione dato che si tratta dell'Est Europa. È un semplice reportage, come se ne sono visti tanti altri, pubblicato già un anno fa, quindi il video è abbastanza vecchio, ma il tema è molto, ma molto attuale e ha attirato la mia attenzione, non tanto per il reportage in sé, che per alcuni potrebbe risultare fazioso, buonista, fin troppo schierato e le solite cazzate che ormai sentiamo dire dappertutto. E voglio ricordare che noi siamo qua davanti al computer a scrivere le nostre cazzate. Io stesso sono qui a dire le mie cazzate. Intanto questi ragazzi sono andati lì, sul posto, a documentare, ok? Noi siamo qui. Ciò che ha attirato la mia attenzione sono i commenti. Ragazzi, wow! Da farti cascare il sacchetto dell'oliva e trascinartelo a vita, come un fardello. Sono rimasto stupefatto e anche divertito, perché comunque bisogna anche deridere e ridicolizzare una determinata cerchia di persone. Siete pronti? Giuro, ragazzi, wow, e dico wow. Wow. Play. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Poche settimane fa il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha emesso un decreto per vietare l'ingresso negli USA ai cittadini di 7 paesi a maggioranza islamica. Ma in Europa di muri per bloccare i migranti ne esistono già molti. A Calais tra Francia e Inghilterra, a Melilla tra Spagna e Marocco, tra Bulgaria e Turchia, Grecia e Macedonia. E infine l'U. Grecia e Macedonia. Wow, perfino la Macedonia, complimenti, ci facciamo riconoscere in tutto il mondo, perfino noi macedoni, paese con un alto tasso di emigrazione. Non immigrazione, emigrazione, ok? Attenti alle parole. E abbiamo qui il nostro primo commento. E no, col cazzo che riescono a passare dalla Macedonia. Io sono della Macedonia ed è impossibile che passano da lì. Impossibile, ok? Voglio ricordare a questo mio connazionale, amico mio. Sicuramente tu sarai qui in Italia. Ti dico solo questo, tu sei qui in Italia. Basta, ho già detto tutto. Ti dovresti leggermente vergognare e sentirti leggermente sporco, anche maleodorante. È un odore acre, simile alla sciacquerella che produci dopo la colazione. Ora, quello che vi mostreremo stasera sono le conseguenze di quel muro, l'altra parte della storia, che inizia qui, a Belgrado, dove da mesi migliaia di rifugiati afghani e pakistani che fuggono dalla guerra e dai talebani sono rimasti bloccati. Dietro alla stazione ferroviaria della città ci sono dei capannoni abbandonati, ormai diventati una specie di rifugio per tutti quelli che cercano di oltrepassare quel muro. A terra è tutto ghiacciato. Voglio ricordare che nell'est Europa, dalle mie parti, ci sono zone in Serbia, come in Slovenia, le temperature arrivano anche sotto lo zero, parecchio sotto lo zero, meno 10, meno 15 gradi, ok? Qui almeno siamo 10 gradi sotto zero. Infatti. Hi, why you stay here and not there? Inside cold, outside cold, but fire is. Freddo! Il mitico freddo, il primo nemico degli immigrati. Andiamo a leggere qualche perla di questi grandissimi opinionisti da tastiera. Morite congelati, luamari. Viva il duce. Così. Abbiamo un nostalgico che forse ha perso la memoria o semplicemente non ha mai vissuto la Seconda Guerra Mondiale e quindi non può minimamente immaginare cosa significa avere freddo. Dovrebbe chiederlo ai pochi superstiti rimasti, magari che sono andati in Russia, ok, col freddo, e ad ogni passo si pentivano sicuramente di aver ascoltato le parole di un certo mascellone. I libri di storia raccontano bene questa storia. Leggeteli. E dato che il freddo è il nemico primario in questo caso, c'è chi reagisce in questa maniera. Meglio, chissà, muoiono di freddo. Ma non sono razzista. Genio! E ovviamente l'ultimo, il freddo ci penserà. Bene, risolto il problema, così i poliziotti al confine non dovranno neanche stancarsi, semplicemente il freddo farà. Ok,
il suo dovere. Dentro o fuori dal capannone la temperatura è la stessa, ma almeno fuori possono accendere un fuoco e cucinare quel poco che hanno da mangiare. C'è del riso. It's good. And here, tomato. You need new shoes. Shoes problem. Le condizioni le vedete. Ah, le scarpe nuove, ragazzi. Wow, ma questi sono migranti con delle scarpe della Nike. Ma avete notato? Le scarpe della Nike, infatti. Che belli che sono! Scarpette Nike, telefonino, sigarette e maglie di marca. Belli grassi e pasciuti. E questi scappano dalla guerra. Voglio ricordare a questa piccola testina di cazzo che nell'Est Europa e nel resto dei paesi del Medio Oriente gli abiti, le scarpe sono tutti dei falsi, ok? Ad esempio in Macedonia, in certi negozi, potete comprare una maglia di Dolce Gabbana a 15 euro, che in certi paesi te li buttano via addosso, ok? Sono anche gli stessi paesi dove noi occidentali andiamo a farci un giro e riempiamo la valigia di questi bellissimi marchi. Sicuramente questi non sono frequentatori degli outlet che fanno la fila chilometrica per comprarsi un nuovo paio di scarpe Air Max. Non credo proprio. Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia. La Serbia si trova nel mezzo di quella che viene chiamata la rotta balcanica, che collega i paesi medio orientali con l'Europa occidentale, attraverso Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia appunto, e poi l'Ungheria. Avete visto la mappa? Specifica praticamente tutta la rotta che fanno dall'Afghanistan arrivando fino all'Ungheria. E qui arriva il genio. Ragazzi, l'alternativa a tutto. Perché per forza di cose bisogna fare quella traiettoria? Cazzo, l'Europa è gigante! Hanno alternative come? Possono passare per la Bosnia-Erzegovina? Sì. E dopo raggiungere la Croazia? Sì. E poi l'Austria, cioè praticamente fanno un salto della Slovenia. Se sono bravi col salto in lungo, vanno direttamente all'Austria, proprio l'Austria, saltando la Slovenia e da... e poi Valle d'Aosta. Perché in Valle d'Aosta? A parte che la Valle d'Aosta non è attaccata all'Austria, ignorante, però ehi voi valdostani, siete pronti ad accogliere tantissimi afghani? Ditemelo, amico mio, prima di commentare apri Google Maps, che almeno eviterai di fare questa figura barbina. Pacca sulle spalle. Però non è l'unico confuso geograficamente, perché c'è questo tizio, così dal nulla, io lancerei una bomba nucleare su tutta l'Africa. E questo reportage tratta i migranti afghani. Africa. Bene. Nonostante il tema delicato, devo ammetterlo, mi sto divertendo. È brutto da dire? Non lo so, ma mi sto divertendo. Durante le scarpe da tennis, l'inverno e il muro, loro continuano come se nulla fosse a tentare di passare. How many of this person try to go in Hungary? All guys. All guys. Five try. In 7 months, 36 try. You arrive in the border on foot. Water. So there is the river. Yeah. And you cross the river? Yeah. Really? With these shoes, with this? Yeah. Here, dog. Dog, yeah. Hungry, police. Sono in tanti ad avere. Ah, questo gruppo di migranti ovviamente a tanti possono dare fastidio. E i grandi statisti nei commenti hanno notato una cosa. Ah, tutte donne e bambini vedo. Non vedo una donna in sto video. Video montato per crear pena. Voglio insegnare a queste piccole Bertucce, chi ha vissuto questa esperienza me l'ha raccontato di persona, mio padre, e non solo lui, tanti altri suoi amici che all'epoca sono partiti insieme a lui. Ed erano tutti uomini, una decina, perché da solo non puoi, devi essere in gruppo, così si possono aiutare a vicenda. Di queste 10 persone sono riusciti a passare il confine magari 3, ok? Capite come funziona? E sono tutti uomini. Perché? Perché un viaggio così una donna, un bambino non lo può sostenere. A meno che non ci sia qualcuno che ti obblighi. E quelli che partono dall'Africa dove ci sono tante donne e bambini? Immaginatevi il livello di disperazione in quel caso. Andiamo avanti! Anche questo ragazzino, che si chiama Mir, è a solo 14 anni. 14? Yeah. What happened here? Picchiati dalla polizia. Ma anche qui abbiamo i nostri grandissimi statisti. Hanno. E a te hanno tirato poco le orecchie a scuola.
poco, molto poco. Police. Yeah. Dog. Dog. Yes. È la polizia ungherese. I cani, i meravigliosi cani ungheresi sul confine. La polizia ungherese fa solo bene, i cani dovrebbero mangiarseli. Ma sono gli stessi cani che gli ungheresi da anni esportano in tutta Europa, soprattutto anche qua in Italia, illegalmente, ok? Non accettiamo di far passare migranti disperati, però trafficanti di cani... Ah, che bel paese l'Ungheria. E la polizia ungherese, per come ci raccontano, non solo li picchia e li fa aggredire dai cani. Tutto questo, Amir e il suo amico lo affrontano da soli. Where is your mom, your dad? Afghanistan. E non sono neanche i più piccoli del gruppo. How old are you? Poco distante dal fuoco vediamo l'unica fonte di acqua corrente che hanno per lavarsi. Cioè si stanno facendo la doccia così, di notte a meno 12 gradi. È gelata. And every day you wash here? Yeah, they all wash here. Ti lava i piedi. Anche voi migranti, io non so perché dovete lavarvi con l'acqua gelida. Seguite il consiglio del nostro amico. Ma perché non sono rimasti a casa loro? Da loro fa un bel calduccio. Ma chi cazzo li vuole questi? Fuori dal cazzo, raus! Il raus finale è un po' nazista e meraviglioso. Voglio ricordare a questa pallina di sterco, anche in Afghanistan si raggiungono temperature gelide da farti gelare il midollo. Spinale, prova a farti un giro nelle zone montuose dell'Afghanistan e poi verrai a dircelo tu stesso se fa così caldo. O come dici tu, caltuccio. Sembra il girone infernale dantesco. Anche dentro accendono fuochi, con la legna staccata dai binari e intrisa di chissà quali veleni, che riempiono di fumi tossici tutto lo stanzone. A proposito di fuoco, ho queste due perle. Sempre sotto questo video, la prossima volta che vedo un clandestino, gli do fuoco. Sì, e c'è un altro commento moderato come questo, lanciafiamme. Io vorrei veramente dare in mano a questi individui un lanciafiamme. Se hanno veramente il coraggio di creare questo inferno di fuoco, lanciafiamme. Bene, questa è la soluzione. What's happened? This and this. Questo ragazzo, che sotto il giubbino è nudo, ha il braccio fratturato in due punti. Solo il braccio? Peccato. Braccine? Stick, stick! Alcuni sono riusciti a costruirsi un rifugio. Excuse me, my friend. How long time did you stay here? One month. Hello? 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone qui. Do you think that the wall can stop you? No. Everybody say no. Because we left our countries, our home places due to war. So the wall obviously don't stop us. Un muro li divide da quella che può essere per loro una sorta di libertà, anche se non lo è. E a proposito di muri, qui il nostro amico commenta: ci vorrebbero muri ovunque. Vengono in Europa solo per spassarsela ai danni della povera gente. Vogliono in qualche modo distruggere noi povera gente. Quindi muri ovunque. Immaginatevi tutta l'Europa contornata di muri. Bah, meraviglioso. Dovrebbero farlo in Italia un muro, cazzo. Sapete cosa mi preoccupa di più di questi commenti? Non so se l'avete notato, ma ci sono tanti like. Vuol dire che non solo questi sono dei debosciati che commentano e dicono idiozie su idiozie e dicono le peggiori cose che gli passa per la testa, ma ci sono tantissime persone che condividono il loro pensiero. What is your dreams? I want to become a scientist. Scienziato? Oh mio Dio! Un immigrato che vuole diventare uno scienziato? Ma stiamo scherzando? Ma è vergognoso! Ma quali scienziati? Questo tizio ha la vera risposta. No, avete ragione. Facciamoli entrare tutti, prego. Ospitiamoli e forniamo loro cibo e soldi. Ognuno di loro può essere benissimo una cellula dormiente della ISIS. Ogni migrante può essere una cellula. Cioè, lui è proprio una cellula dormiente che sta lì... Ehi, svegliati, devi andare ad ammazzare qualcuno. Ah, sì, mi sono addormentato per un attimo e vado a ammazzare gente. Però fatemi superare prima il confine con l'Ungheria, ok? In attesa di istruzioni su dove e come attaccarci. Se scappano da guerra,
Allora, perché non si fermano in primo stato dove non c'è la guerra? Mortacci loro? È straordinario questo! Queste persone esistono! Questi non sono dei ragazzini, amici miei! Non sono dei ragazzini che stanno su YouTube a dire le prime stronzate! Questa è gente adulta! 5 mesi di tentativi inutili di arrivare in Ungheria. Ed ecco come funziona. We start from here, we took ticket of train and then go to Subotica, then 20 km we walk. Yeah, there is a river. That was freeze and we just moving that. The jungle can start and there is a border of Hungary. Quindi, per arrivare al confine, prima prendono un treno, destinazione Subotica. Poi fanno gli ultimi 20 km a piedi di notte, attraversano un fiume, che ora è congelato. Poi qualche chilometro di foresta e finalmente arrivano al muro, dove ad aspettarli ci sono cani e poliziotti armati. We don't have anywhere. This is our last chance ever. Tutto per sperare in un nuovo futuro. Per alcuni non è così. Tipo per questo individuo. Ma vai a cagare, te gli immigrati! Quando saremo invasi e sottomessi, dopo sarà troppo tardi. Non basta, non basta. Rincariamo la dose. Hanno una sola mira. Rovinarci. Cioè, questi qua rischiano la vita unicamente per una cosa. Per rovinare la nostra vita. E qualcuno ha, diciamo, la soluzione a portata di mano. Ma non possono cercarsi il lavoro giù nel loro paese. Cioè, veramente ha fatto questa domanda. Il giorno dopo ci dirigiamo direttamente al confine. Questa è la frontiera ungherese. E andiamo dritti dritti a incontrare Laszlo Toroczkai, il sindaco di ultradestra che ha avuto per primo l'idea del muro. Questo sindaco di uno sperduto paesino ungherese è stato contattato direttamente dallo staff di Donald Trump perché è preso come esempio di sistema di protezione dei confini. E di questo lui è molto fiero, esattamente come è orgoglioso di mostrarci gli ultimi rifugiati da lui stesso catturati. Guarda come guarda qua, orgoglioso. Saranno una ventina. What do you think about this guy? I don't accept that they are refugees. Just they want a new car, European girlfriend, drink alcohol, try drugs. Ha detto proprio quello. Droghe, macchine, ragazze, alcol. Il sogno di ogni migrante. Ragazzi, sesso, droga e rock and roll. Wow! There are a lot of immigrants with the sign of the dogs. The police must protect the order. In this way, there is not human rights for who wants to ask the refugee. So I said they are not refugees. They are criminals. Sono solo criminali. Ragazzi, voi dovete capire che sotto i commenti di questo video ce n'erano una marea di stima nei confronti di questo bieco individuo. Partiamo con la carrellata. Finalmente un sindaco come si deve. 97 mi piace. Wow. Un sindaco con le palle. Un vero patriota. Questo sindaco lo metterei al governo a ripulire la feccia. Altro che comunisti ipocriti, sporchi e ladri. Un sindaco con le palle. Reporter del cazzo, che fai lì? Lo sai quanti sindaci così ci vorrebbero in Italia? A voglia. Pensa agli italiani, non a chi viene qua portando malattie, delinquenza e povertà. Per noi italiani che manteniamo chi cerca di uccidervi. Vergogna. We have a responsibility for everything. I protect only the order of the nature of the world. Io proteggo l'ordine naturale del mondo. Per il sindaco ungherese queste persone sovvertono l'ordine naturale. Si tratta di criminali, non di rifugiati. E i popoli non si devono mischiare. E per portare avanti queste idee il sindaco ha anche creato un corpo di polizia che risponde direttamente a lui. Cosa fanno? I cacciatori di rifugiati. Come ci si arruola per cacciare sta feccia di migranti? Cioè, qualcuno si è già proposto per riuscire a emulare questi grandissimi personaggi, questi grandi poliziotti, che sono il simbolo di coloro che proteggono il più debole. Se uccideteli cazzo, gli invasori di merda. L'Italia è il paese più coglione d'Europa. Siamo invasi proprio da negri. Ci vorrebbe il sindaco ungherese come capo di Stato italiano. Salvini, scusa, abbi pazienza. Anche tu, Di Maio. Ma che cazzo avete in testa? Perché Conte? Perché non avete chiamato direttamente il sindaco di questa cittadina, questo uomo emblematico che a quanto pare è diventato l'idolo di tanti commentatori sotto questo video. This is the fence. Have you never asked to yourself why these people try to cross also with this cold, with these risks, and try again? They are human like you. Nem is akarok ott megfagyni, hanem azért próbál az ember jobb helyre jutni,
minden kevesebbet fagyoskodni, én ezt megértem. De mehetnének visszafele is, ahol megállam. Dove nel loro paese fa caldo. Geniale questo poliziotto. Ok ragazzi, questo è stato il video commento dello stesso video pubblicato un anno fa. Come ho detto, è abbastanza vecchiotto, però il tema è molto attuale. Andate sotto quel video, ve lo metto in descrizione, guardatelo tutto. E che dire, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace qua sotto, se ne volete altri di questi video reaction ai commenti soprattutto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e io ne farò altri. So che arriveranno tante critiche, so che arriveranno tanti insulti, sono abituato, ok? Però i soliti commenti del tipo Renzino, Piddino, Radical Chic, Sinistroide, Zecca Comunista, ok, cambiate repertorio perché state diventando un po' noiosi. Inventatevi qualcos'altro. Siete sempre comunque divertenti, inutilmente divertenti. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando.